Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video. Torniamo a parlare di Lega Basket Serie A perché si è conclusa l'ottava giornata di ritorno e le sorprese non sono mancate. Non sono mancate le sorprese in questa domenica di Lega Basket. Grande vittoria della Vanoli Cremona contro l'Armani Exchange Milano. Seconda sconfitta consecutiva per Milano, la quarta in una sola settimana. Prima la sconfitta di 2 settimane fa contro la Rayo Venezia, le due sconfitte in Eurolega contro il Real Madrid e Panathinaikos, e la sconfitta di questa domenica contro la Vanoli Cremona. Vince la Rayo che accorcia in classifica, -2 adesso da Milano e secondo posto blindato per la squadra di De Raffaele. Invece nella parte bassa della classifica, successo importantissimo per la salvezza della Grissin Bonn contro l'Oriola Pistoia. Pistoia vede la 2 e richiama in panchina Paolo Moretti. Liberato dal crack di Siena, Moretti torna a Pistoia per questo finale di stagione, per salvare Pistoia dal baratro della 2. Vediamo quali sono stati tutti i risultati di questa giornata, la 23esima sulle 30 totali, l'ottava giornata di ritorno. Vince in anticipo la Virtus Bologna per 78-70 contro la VL Pesaro di Boriccioli. Vittoria per la Rayer Venezia contro la SI di Castelvetrino per 76-65. Vittoria, prima sconfitta nel giro di ritorno per l'Acqua San Bernardo Cantù che perde 66-88 contro l'Alma Trieste. Vittoria invece per Brescia al fotofinish per 89-91 nel campo della Fiat a Torino. Vittoria netta per Sassari che batte la Dolomiti Energia Trento per 88-70. Vittoria di Brindisi contro l'Open Geometrics Varese per 81-77. Questa è una vittoria importante in classifica, riguardo la classifica. Vittoria della Vanoli Basket Cremona contro l'Armani Exchange Milano per 76-72. E infine la vittoria per 76-80 di Reggio Emilia contro Pistoia. Andiamo a vedere immediatamente anche la classifica. La classifica dopo 23 giornate sulle 30 totali. Milano controlla con 36 punti, è prima in classifica, però adesso solamente 2 punti di distacco c'è la Rayer Venezia a 34. A 30 la Vanoli Cremona, la terza forza della Serie A. 28 punti per Avellino e Brindisi a quota 28, a 26 punti c'è invece Varese. A 24 c'è una bagarre, 4 squadre, un quartetto formato da Virtus Bologna, Alma Trieste, Acqua San Bernardo Cantù e Dolomiti Energia Trento. Poi c'è la coppia formata da Brescia e da Sassari, quota 22, che si gioca i playoff. Quindi secondo me ci sono due posti per 6 squadre addirittura, quindi veramente una grandissima bagarre in chiave playoff. A quota 12 il terzetto, formato un nuovo terzetto, perché prima era c'era la coppia e Torino e Pesaro. A questa coppia si è aggiunta una terza squadra, che è la Grissin Bonn. Grissin Bonn a quota 12, ultimo in classifica invece c'è l'Aureola Pistoia a 10 punti, che ha richiamato in panchina Paolo Moretti, liberato dal crack di Siena, è tornato a Pistoia per questo finale di stagione con l'obbligo di salvare la squadra toscana dalla retrocessione, dal baratro della Serie A2. Parliamo di queste partite che sono giocate all'interno di questa ottava giornata. Vittoria positiva per Bologna, che vince la sua terza partita sotto la gestione Djordjevic, prima ritorno di Champions League contro Le Mans e poi le due vittorie in campionato contro Torino prima e poi contro Pesaro. Era un derby per Boniccioli, che tornava al Paradozza da avversario dopo tantissimi anni di Fortitudo, e invece questa è anche la partita che ha segnato l'esordio in Serie A nel campionato italiano di Mario Chalmers. Il 2 volte campione NBA con i Miami Heat segna 5 punti e 2 assist nella sua prima partita, 17 minuti in campo, quindi comunque un apporto medio per Mario Chalmers. Comunque comincia a essere inserito negli schemi della Virtus Bologna. Grande prova per Pietro Aratori, 19 punti in 32 minuti, bene anche Tony Taylor, 12 per Kravic, 9 punti e 7 rimbalzi per Yannick Moreira, 7 punti invece per Kevin Punter. E invece i soliti grandi cifre per Blackmon e McReady, 13 per Blackmon, 26 per Eric McReady. Non bastano i 13 punti anche di Lions, una giornata da dimenticare secondo me in casa Pesaro, che se segni 70 punti in trasferta difficilmente puoi centrare la vittoria contro una squadra come la Virtus Bologna. Grande apporto per Djordjevic, che da quando ha subentrato a Pino Sacripanti, 3 vittorie su 3 gare, una vittoria importante in fase di qualificazione per quanto riguarda la Basketball Champions League e poi 2 vittorie in campionato. Quindi la gestione Djordjevic inizia molto bene in casa Virtus Bologna.
Parliamo invece della Rayer Venezia, che batte per 76-65 un Avellino molto distratto. Avellino che perde tre quarti su quattro in questa gara molto importante dopo la disfatta dell'andata, quando c'era ancora Norris Cole. E Avellino perde anche il ritorno in modo netto, cioè in modo netto perché non è mai entrato in partita, la Rayer ha controllato, ha controllato la partita bene, la marcatura su Kiefer Skies, lo sapevano in casa umana, era il pericolo numero uno, marcato anche molto bene Caleb Green, Uda No non ha inciso più del dovuto, 12 punti per Campogrande, 0 punti per Hoyer Seelings, 12 punti invece per Damonte Harper, secondo me per analizzare la Sidica Savellino, la squadra di coach Vucinic, bisogna aspettare il ritorno di Nichols all'interno del quadro, all'interno delle rotazioni. Finché Nichols sarà fuori, sarà difficile giudicare la stagione della Sidica Savellino, che secondo me lotterà per la quarta, dalla quarta alla sesta posizione per quanto riguarda la griglia playoff. Invece, ragazzi, solo applausi per la Rayer Venezia. 10 punti per il terzetto, cioè 10 punti a testa per il terzetto De Nicolao, De Tonut, grande ancora una prova di Stefano Tonut, ma l'MVP di giornate e probabilmente si candida anche per un ruolo di MVP stagionale, ragazzi, Mitchell Watt, 27 punti e 9 rimbalzi. Questa Rayer sogna, settima vittoria in 8 gare nel giro di ritorno, grande veramente il momento per la squadra di De Raffaele. Vittoria netta invece dell'MVP anche, vittoria netta dell'Alma Trieste che ha l'MVP di giornata nella sua squadra, Zoran Dragic. Che acquisto? Che acquisto è stato Zoran Dragic? Ne vogliamo parlare, 21 punti, 7 rimbalzi, MVP di giornata per quanto riguarda questa ottava di giornata di ritorno. Una giornata da dimenticare per invece l'acqua San Bernardo Cantù, ha proprio staccato la spina a Cantù in questa giornata, una sconfitta di 22 punti dopo 7 vittorie consecutive. Ci può stare? Ci può stare tranquillamente perché questa è una squadra che non è stata costruita per qualificarsi ai playoff, è stata costruita per salvarsi, sta facendo più del dovuto, quindi quello che arriverà da qui fino alla fine stagione sarà tutto in più, secondo me. Se Cantù riuscirà a qualificarsi per i playoff per il secondo anno consecutivo, solo applausi. Se non ci riuscirà, comunque applausi lo stesso, perché vi ricordate che situazione c'era a inizio novembre? A fine novembre, inizio dicembre si parlava anche di una Cantù che poteva essere esclusa dal campionato, invece è continuata e con una nuova proprietà che adesso comunque sta mettendo più serenità in casa e in casa Cantù. E per fortuna perché questa è una piazza storica del basket italiano e deve continuare ad esistere. E 25 punti per Frank Gaines, grande autore di una grandissima partita, doppia doppia per Shaedd Davis e anche per Taylor Stone. 11 punti, 11 rimbalzi per Davis. Invece per Taylor Stone 12 punti e 10 rimbalzi. Una giornata da dimenticare invece per Davon Jefferson, fermo a quota 10 punti. E in casa, quindi in casa Trieste, c'è cioè veramente primeggia la prestazione di Zoran Dragic: 11 punti per Sanders, 11 punti per Knox, chiude a 6 punti invece. E Ervoy, Peric. Grande vittoria di Sassari. Parliamo invece prima della vittoria di Sassari, parliamo in ordine cronologico. Viene la vittoria di Brescia che sbanca al fotofinish il campo di Torino. Una grande vittoria firmata Jordan Hamilton. L'ex Clippers si è svegliato. Si è svegliato un po' tardi, perché siamo a fine marzo, quindi si è arrivato un po' tardi. L'ex giocatore NBA di Clippers, New Orleans, ha veramente giocato in tante squadre NBA. Jordan Hamilton, 33 punti, veramente uno dei candidati all'MVP di questa giornata. Poi è stato dato a Zoran Dragic, ma comunque lo meritava anche Jordan Hamilton. 33 punti, bene anche a bassa quota 14, 14 per l'ex NBA, anche Jared Cunningham è grande protagonista di questa partita. E invece una giornata da dimenticare per la Fiat Torino, 28 per Hobson, 15 punti per Dallas Moore, 13 per Tekele Cotton, 17, 7 rimbalzi per McAdoo. Però comunque ragazzi la stagione della Fiat Torino è stata veramente molto molto mediocre. E anche diciamo per quello che si aspettavano i tifosi, per quello che si aspettava la dirigenza, cioè è veramente stata negativa, molto molto negativa. Si stanno giocando la salvezza quando invece quella squadra era stata costruita per qualificarsi almeno per i playoff. Però comunque è stata costruita molto molto male, secondo me, la squadra, con poche, diciamo, certezze più che altro, ecco. Parliamo di Sassari che batte Trento, ecco, lo stesso discorso quanto per Cantù, una giornata da dimenticare, lo bisogna fare anche per la Dolomiti Energia Trento. Una giornata da dimenticare in casa Dolomiti Energia, 2 punti e anche poco apporto per Aaron Craft, 2 punti, un rimbalzo e 3 assist per Aaron Craft, una giornata veramente da dimenticare.
10 punti per Flaccadori, 3 punti per Toto Forai, con anche un assist e due rimbalzi, quindi la coppia play guardia titolare della Dolomiti Energia Trento veramente fuori partita. E 12 punti per Davide Pascolo con 7 rimbalzi, Mabel chiude con 9 punti, 12 punti per Beto Gomez, 8 punti e 5 rimbalzi per Dustin Ogwe. Grande prova invece collettiva per Sassari, e 15 punti e 5 assist per Jamie Smith, 16 punti, grande giocatore, grande, e forse la prima grande parità da quando veste la maglia del banco di Sardegna Sassari per Tyros McGee, 13 punti per Deshaun Pierre, 10 per Stefano Gentile, 11 per Sean Thomas, 8 punti per Achille Polonara, 11 e 6 rimbalzi per Jack Cooley. Veramente una grandissima prova collettiva per la squadra di Pozzecco, che vince una partita importantissima in chiave playoff, 88-70 contro la Dolomiti Energie Trento. Andiamo invece a parlare di Brindisi. Brindisi che batte Varese per 81-77, grande prova, c'era il duello tra Taylor Kane e contro John Brown. L'ha vinto John Brown, 12 punti 6 rimbalzi per l'ex Treviso, 11 punti 7 rimbalzi per Taylor Kane. 8 per Adrian Banks, che però si è svegliato nell'ultimo periodo, 14 per Riccardo Moraschini, 10 punti per Alessandro Zanelli, 20 punti per Jeremy Ceipole, 7 rimbalzi anche per l'ex giocatore dell'Acqua San Brando Cantù. Abbiamo detto dei 12 punti, 6 rimbalzi di John Brown. In casa Varese, grande prova del duo Avramovic-Arci, che chiude in totale a quota 30 punti, 16 per Avramovic, 14 per Dominic Arci. 11 punti per Scrub, e 11 punti anche per Taylor Kane, e 10 punti e 8 rimbalzi per Ronald Moore. Varese è una squadra che comunque dà la fila da torcere anche nei playoff, squadra costruita veramente molto molto bene, cioè il quinto base fa veramente innamorare, cioè è veramente stata costruita una squadra con i fiocchi, veramente una squadra costruita bene bene bene. Complimenti a dirigenza, allenatore e anche ai giocatori che ci vanno in campo alla fine. E però alla fine vince l'Epi Casa Brindisi, che al Palace, diciamo che in casa è una squadra molto molto ostica e pericolosa, soprattutto perché in casa veramente c'è il fattore pubblico incide molto quando giochi a Brindisi. 28 punti, si cerca di arrivare ai quarti, si cerca di arrivare in quarta posizione, quindi per avere il fattore campo ai playoff già dal primo turno. Invece, grandissima la vittoria della Vanoli Basket Cremona, che batte per 76-72 una Milano che però non schierava né Mike James né Nemanja Nedović. Ecco, un mio discorso personale: quando ho letto che mancavano sia Mike James che Nedović, ho dato una possibilità alla Vanoli Basket Cremona. Una grande vittoria per Cremona, una grande vittoria. Andiamo a vedere le statistiche, perché ci sono i 24 punti di Andrew Crawford, che come Mitchell Watt si candida per un ruolo di MVP stagionale. Già stato MVP delle Final League, della finale di Coppa Italia. Attenzione che Andrew Crawford potrebbe vincere anche il premio di MVP stagionale. 12 punti, 13 rimbalzi per Matty Young, che ha combattuto come poteva contro Caleb Tarceschi, che si ferma a quota, diciamo, tra virgolette, si ferma a quota 21 con 4 rimbalzi. 19 per James Nanali. In casa invece Cremona, grande prova per Travis Dean, 11 punti e 8 e assist. 13 per Saunders. In casa Milano, male, Mitzov 2 punti, Fontecchio 2 punti, Kuzminskas 2 punti, 4 punti per Barnes, bene, insomma Cincerini 8 punti, 7 rimbalzi e anche 3 assist. In campo per quasi 30 minuti, giocato da titolare Andrea Cincerini. 8 punti per Jeff Brooks, 6 per Charles, male Amedeo della Valle che in 15 minuti fa 0 punti. C'era una prova molto sottotono per l'ex giocatore di Reggio Emilia. Andiamo invece a vedere l'ultima gara, la partita gara forse più importante per quanto riguarda la classifica, perché era lo scontro tra le due ultime in graduatoria. Oliva Pistoia contro Grissinbon Reggio Emilia. Vince Reggio Emilia per 80-76. Grande prova per Michael Dixon, che chiude con 21 punti e anche 8 assist e anche 4 rimbalzi. Quindi una prova totale per il giocatore col passaporto georgiano. 12 punti per l'ex Brescia Brian Allen, 7 per Federico Mussini, 3 punti per Pablo Aguilar, 4 per Gaspardo, 14 punti 6 rimbalzi per Riccardo Cervi, 7 punti per Benjamin Ortner con anche 3 rimbalzi, 8 per Nicolò De Vico. In casa invece Pistoia, grande prova per Tony Mitchell, 29 punti in 32 minuti, chiude con 7 punti e 4 rimbalzi invece Andrea Crosariol, 13 punti per Patrick Auda, 6 punti per Krubali e 6 punti anche per Pick. Però ragazzi,
parliamoci chiaramente, guardiamo le due squadre. C'è una squadra come Pistoia che si affida all'individualità di Tony Mitchell. Invece Reggio Emilia sembra più una squadra. Reggio Emilia, da quando ha cambiato allenatore, ha fatto Pilastrini, sembra più una squadra. Sembra una squadra che si possa salvare. Ragazzi, stiamo parlando comunque di due squadre che sono, secondo me non sono all'altezza della Serie A. Però secondo me tra Reggio Emilia e Pistoia, ripeto il discorso che lo faccio dall'inizio, secondo me tra Reggio Emilia e Pistoia in questo momento la squadra che ha più possibilità di rimanere in Serie A è Reggio Emilia, ma oltre lo scontro diretto, oltre allo scontro diretto. Ecco, attenzione, la scossa Paolo Moretti potrebbe dare una spinta in più a Pistoia per centrare la salvezza. E attenzione che se ci fosse un turno in cui Pistoia vince una partita e le altre tre perdono, a quel punto sono quattro che sono ultimi in classifica. Quindi si va di differenza canestri, di scontri diretti. Cioè, ragazzi, stiamo parlando comunque di una lotta salvezza che è apertissima. Torino, Pesaro, Pistoia e Reggio Emilia, comunque, sono tutte queste quattro squadre rischiano la 2. Cioè, diciamolo chiaramente. Comunque una grande partita, una grande prova per Michael Dixon, arrivato da poche settimane, ha già messo i puntini sulle i su qual è il leader di questa Grissinbonne Reggio Emilia. E lui, 21 punti, 8 assist e 4 rimbalzi. Non basta la prova da leader, tra virgolette, ripeto, perché secondo me è un giocatore solista al 101% di Tony Mitchell, che in queste situazioni si esalta, ma comunque è un giocatore che fatto e finito, lui è un realizzatore, punto e basta. Di gruppo non ha nulla. L'abbiamo visto a Sassari deludere, l'abbiamo visto a Cantù deludere. L'uniche prove importanti nella sua carriera, secondo me, le ha fatte sia in D-League che con la maglia di Trento. Però a Trento è rimasto un anno, ha vinto la MVP stagionale e poi se n'è andato via. Ci sarà anche un motivo se Buscaglia non l'ha voluto riprendere a Trento in una stagione. Ecco. E poi parliamoci chiaramente, la Trento di Buscaglia con Tony Mitchell non è arrivata in finale, si è fermata lì, perché era una squadra diversa, era una squadra che in cui un Tony Mitchell realizzatore faceva la differenza. Ecco, questo è un piccolo discorso su come la penso su questo giocatore, che secondo me è un grandissimo realizzatore, non si toglie niente, però non è un uomo spogliatoio. Ripeto, a Cantù e a Sassari ha completamente fallito. A Pistoia sta dando una grande mano dal punto di vista della realizzazione, perché Pistoia aveva un problema dal punto di vista dei punti, però comunque rimane poco. Una sconfitta importante e adesso ritorno di Paolo Moretti. Secondo me, comunque Pistoia rimane la squadra che ha più possibilità di scendere in A2. Ragazzi, il roster è veramente non è all'altezza, secondo me, della Serie A, ripeto. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, siete tantissimi like. Iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.